Ciao a tutti ragazzi, allora questo è un video che volevo fare da tempo, davvero tanto tempo. La mia grande passione in realtà è il calcio e quindi dato che quest'anno ci sono i mondiali in Brasile volevo un po' analizzare le scelte tecniche di Prandelli sulla lista di giocatori che ha voluto portare con sé in Brasile. Ebbene sì, speciale 200.000 iscritti, che non so nemmeno come girare, a dire il vero, ma ho una notizia bomba per voi. In realtà voglio iniziare con la più totale sincerità, e cioè in questo momento abbiamo 199.891 iscritti. Non siamo ancora arrivati a 200.000, ma volevo registrare in maniera preventiva per pubblicare il video poi quando effettivamente il traguardo verrà raggiunto. In questo momento sono le 13:24 del 20/11/2021, un timestamp che sarà molto importante e spero che possiate capire il motivo. Per lo speciale 100.000 iscritti avevo deciso di fare un passo abbastanza grosso, e cioè cambiare il nome del canale YouTube, perché all'epoca, e chi c'è da anni, ragazzi, sono 7 anni e mezzo che sono qui, che mi metto davanti a una telecamera a chiacchierare insieme a voi. Il canale all'inizio si chiamava Foolish. Così, era una parola, un termine inglese che semplicemente mi piaceva. Ai 100.000 iscritti ho iniziato a sentire molto stretta quella cosa lì, un'identità che non mi apparteneva più, e ho deciso semplicemente di rinominare e ribattezzare Luca Toselli. È stato un momento difficile, perché in tanti non erano convinti di quella mia scelta, che ad oggi posso dire essere stata una delle decisioni migliori a livello marketing per quanto riguarda il mio canale YouTube in assoluto, perché da quel momento lì Foolish se n'è andato e Luca è tornato principalmente il protagonista dei video. Perché? Perché dovete capire che era un momento strano, nel senso tu apri un canale YouTube con un'idea, quella di far ridere la gente, perché il mio primo obiettivo è sempre stato quello di creare un rapporto con le persone e fargli aprire il video per essere contenti, per poi buttarmi sul calcio, che è stata la mia grande passione, per poi passare alla Juventus, che è la mia squadra del cuore nel calcio, e per poi dedicarmi a FIFA, perché è un gioco al quale ho sempre giocato, col quale tuttora gioco. Ho preso una PlayStation 5, tra l'altro, sto aspettando che mi arrivi, e gioco sempre solo a FIFA e a PES. Quindi, per farvi capire quanto sono malato, è anni che compro console solo per quello. E poi abbiamo visto che il canale cresceva e FIFA era il format di riferimento, non abbandonando mai completamente la Juve e il calcio, ma dando poco spazio a quella roba lì, e ho deciso semplicemente di dare forza a FIFA. Poi sono arrivato a un momento, ragazzi, che semplicemente non mi piaceva più. Non ero più in grado di mettermi a registrare, di editare, di portare contenuti che non sentivo più miei, e quel cambio da Foolish a Luca Toselli era già il primo campanello d'allarme. Ricordo il video che si chiama Disiscrivetevi, la carriera non tornerà, nel quale, ragazzi, metto in gioco tutto me stesso e dico tranquillamente alle persone che erano lì, voi, gli utenti, che erano lì solo per vedermi giocare a FIFA, che non avrei più giocato a FIFA, perché non mi divertiva più. Mettevo anche gli screenshot delle mie analytics di YouTube per farvi capire quanto fosse anche stupido da parte mia non portare più FIFA, e facendovi vedere che in quel momento stavo guadagnando praticamente niente col canale YouTube, e semplicemente non avevo voglia. Ragazzi, non ne avevo voglia. E io penso che sia necessario spingere su una cosa, dare forza a una cosa solo quando ne hai davvero voglia. Quindi sono sempre stato particolarmente onesto nei confronti di una community fantastica che mi sono creato nel tempo. E questa forse è la mia più grande vittoria. Dicevamo, traguardi importanti: il cambio del nome del canale, il cambio del format e la consapevolezza forse di aver ucciso un canale YouTube, perché veramente il canale non macinava più. I commenti, tanti commenti delle persone continuavano a dirmi: ma perché tieni aperto un canale da più di 100.000 iscritti, quasi 140, che fa 1.000 visualizzazioni? Perché? Già perché. E lo giuro, su quello che volete, l'ho anche detto qualche video successivo, ho pensato di chiudere il canale. C'è stato un momento nel quale veramente ci ho ragionato e ho detto lo faccio, perché che senso ha? Fino a che Cristiano Ronaldo non arriva alla Juventus.
e decido di riprendere in mano il canale con forza parlando della Juve, cosa che stavo già comunque facendo, ma di tanto in tanto. C'è un motivo per cui ho aperto il canale YouTube. Quel motivo era realizzare un sogno, parlare di calcio. L'ho sempre detto, chi c'è dal 2014 lo sa. Il mio sogno è parlare di calcio, vivere parlando di calcio. Perché mai potevo riuscire a realizzarlo senza mettermi in gioco? Era assurdo. Perché mai dovevano venirmi a dire, ehi, tu vuoi parlare di calcio? Io sono laureato in informatica, anche questa l'abbiamo condivisa qua sul canale. Faccio un lavoro attinente all'informatica, perché mai avrei dovuto parlare di calcio? Però una speranza me la volevo dare. Volevo cercare di tirar fuori da me stesso quella possibilità. E quindi comincio a parlare di calcio, nella fattispecie di Juventus, fino ad arrivare al lockdown. Il lockdown è stato pesante un po' per tutti, come pesante sono questi primi minuti di video. Ragazzi, vi chiedo scusa, ma sono necessari per arrivare poi al finale, alla morale di questo video, ma il lockdown è stato veramente pesante. Durante il lockdown ho mantenuto la mia linea, cioè quella di completa sincerità nei vostri confronti. Non ho caricato video, non ho parlato di calcio. Non c'era niente di cui parlare, parlare del Covid legato ai calciatori non mi sembrava il caso, dato che a me piace parlare di calcio, non del resto. Quindi sono stato zitto. Durante il lockdown, però, continuavo a chiedermi perché? Cosa sto facendo? Per cosa sto vivendo? Davvero io voglio arrivare a un punto nella mia vita in cui faccio questo? Lavoro, perché comunque in smart working ho sempre continuato a lavorare. Sono stato anche in cassa integrazione durante quel periodo. E poi basta? Mi sto davvero accontentando di questa vita? E infatti quando è finito il lockdown ho spinto tantissimo. E ho iniziato a vedere YouTube effettivamente come un lavoro. Ho iniziato a caricare sempre più spesso, cosa che già facevo prima, ma che poi, lo avrete notato anche tutti voi, è diventata sempre più frequente. Perché c'era quella voglia di sentirmi vivo. E YouTube, Twitch, che è arrivato successivamente al fine del lockdown, i social mi hanno sempre dato questa sensazione di sentirmi più vivo del solito. Perché uno qualunque, un Luca Toselli qualunque, un Foolish dell'epoca qualunque, aveva la possibilità di mettersi in gioco, crearsi una community e farsi un nome. Soltanto per meritocrazia. Nessuno mi ha mai spinto in niente, nessuno mi ha mai raccomandato in nulla. Io sono partito da zero e sono arrivato a una community da 200.000 iscritti. In mezzo a tantissime soddisfazioni, sono andato a vedere gli europei del 2016, sono stato invitato per essere il rappresentante dell'Italia, quindi ho viaggiato tra Parigi e Lione, dove si è tenuta Italia-Belgio, 2-0, Giaccherini Pellè. Sono andato via con la Juventus, in aereo, insieme a loro, con la squadra di Sarri. Sono andato a vedere Atletico Madrid-Juventus, 2-2. Quel gol di Matuidi e quella perla di Cuadrado. Poi prendiamo un gol tipo il 90esimo, ma una delle partite più belle forse giocate da Sarri, diretta da Sarri come allenatore della Juventus. Poi tante cose in mezzo, ragazzi, tante volte allo stadio, tantissime esperienze che non pensavo di poter vivere, incontrare i calciatori della Juve, incontrare Ronaldo, incontrare Chiellini, Buffon, ragazzi, robe che non avevo mai pensato di poter fare e che sono riuscito a fare solo grazie a voi e grazie al mio impegno su un social network, sui social network. Ho scoperto una passione vera e propria per un mondo che non pensavo potesse appassionarmi così tanto. Lo dico tranquillamente, ad oggi dovessi riscegliere un'università, probabilmente prendere la strada di scienza della comunicazione. Perché mi piace comunicare, mi piace vedere cosa stiamo riuscendo a fare. E passa il tempo e inizio a capire che questa cosa mi piace tanto, forse troppo. Vado a vivere da solo, creo un angolo tutto mio, lo studio dove sono in questo momento, dove sto registrando. E poi io ho un'ambizione, io sono fatto così, io non ci riesco ad accontentarmi. E arrivo al momento in cui vado ad Amazon Prime Video per Zenit Juve, prima volta in televisione, un'esperienza fantastica, e la primissima cosa che mi dicono quando mi presento e dicono che sono uno youtuber, che se in realtà
possiamo dirlo tranquillamente, sono un content creator, che gestisco più piattaforme, grazie, ma non è una vergogna essere uno youtuber, mi chiedono, hai anche un lavoro vero? Ciao Luca, ben Ciao. Ritrovato! Grazie mille e grazie per l'invito. Ma hai anche un lavoro vero? Pensa che sì, incredibile ma sì, bene, allucinante. Ecco, che lavoro è lo youtuber? Cioè, che cosa vuol dire fare lo youtuber? È certo che ce l'ho un lavoro vero. Lo ribadisco, sono laureato in informatica fortunatamente perché i miei genitori mi hanno dato la possibilità di studiare, ho un contratto a tempo indeterminato in un'azienda e questa è la mia vita. E in più faccio anche questo perché ho il sogno un domani di lavorare nel calcio. Le metto tutte insieme, dal lockdown al continuare a insistere, a inseguire un sogno e al fatto che mi chiedano se ho un lavoro vero. Il grande annuncio dopo quasi 10 minuti, 11 minuti di video è questo. Mi sono licenziato. Ho preso il lavoro vero e l'ho buttato via. Il mio ultimo giorno in azienda sarà mercoledì 24 novembre e quindi 25, giovedì, sarà il mio primo giorno da youtuber, da streamer, da content creator. Qualcuno forse l'aveva anche immaginato, visto che ho deciso di fare una maratona per All or Nothing della Juventus, che uscirà proprio il 25, una coincidenza incredibile, e vedremo quando uscirà questo video, perché magari uscirà proprio il 25. Io ho registrato prima dei 200.000 iscritti per un motivo, me li sento già, e non è quel numerino lì che davvero mi fa arrabbiare. In questi giorni di pausa nazionale avevo spinto anche tanto sul raggiungerlo perché avrei voluto portarvi questo video molto presto. Vediamo quando sarà il momento di pubblicarvelo. Sicuramente ve lo pubblico prima del 25, così sapete perché sto facendo la maratona di All or Nothing. Mi sono licenziato da un lavoro a tempo indeterminato, pienamente in target con quello che ho studiato, con la mia qualifica, in un periodo di pandemia, per inseguire un sogno. Perché se 7 anni e mezzo fa decido di aprire un canale YouTube perché voglio parare il calcio per vivere, non vedo perché a 29 anni, quasi 30, non possa davvero mettermi a inseguire il sogno, guadagnandomi da vivere con una cosa che mi piace e rendendo davvero una passione come un vero e proprio lavoro. Poi ho tante idee in testa che voglio concretizzare, anche fuori dalla Juventus, perché ribadisco, mi piace parlare di calcio, non solo di Juve. Ma il tempo scarseggiava e avevo bisogno di più tempo, di più concentrazione, di studio. Perché ve lo dico proprio tranquillamente, ragazzi, tante volte mi sento anche un po' a disagio nel parlare di calcio, perché ammetto di non essere così competente. Io sono un appassionato, ma sono un tifoso, non ho nessuna qualifica. Ed è per questo che voglio anche studiare il calcio. Mi sono già iscritto ad alcuni corsi pure. Per offrirvi sempre di più un servizio di qualità. Nell'ultimo anno ho speso 6-7 mila euro in attrezzatura per migliorare questa qualità. Le luci che vedete, la telecamera con cui riprendo, il microfono, e spero che non dia problemi, nulla. Spero di potervi portare veramente uno speciale 200.000 iscritti che viene dal cuore. È frutto di sacrificio, di studio, di tempo che ho dedicato a queste cose, delle quali magari nemmeno ero a conoscenza. È frutto di persone che mi hanno aiutato, dei tutorial tramite YouTube che mi hanno aiutato. È frutto della mia ambizione, è frutto della mia voglia di dimostrare a me stesso che diavolo se ce la facciamo, Luca. È frutto di... adesso inizia a diventare anche un po' complicato perché stiamo parlando della mia vita. La voglia è quella di veramente continuare a migliorarmi in un ambito che adoro e che voglio vivere intensamente con tutto me stesso, e nel quale mi state dando tanta fiducia. E quindi questa è la notizia. Che nel 2021, chi mi continua a dire che creare contenuti su internet, fare video, fare dirette, non è un lavoro vero. Perché il lavoro vero è l'azienda, la fabbrica, il lavoro manuale, queste cose qui. Ragazzi, sveglia. Ragazzi, sveglia davvero. Perché durante il lockdown penso che sia stato importantissimo capire quanto la tecnologia
i social network, la comunicazione del giorno d'oggi sono una parte integrante della nostra quotidianità, della nostra comunità. Le partite le trasmettono sul web, su internet. Io sto facendo un investimento su me stesso, una scommessa su me stesso, perché io sono convinto che il calcio un domani saremo noi. Non intendo influencer e non intendo pubblico. Noi. Noi. Perché questo è il futuro. E io mi sto veramente fidando di questo futuro e sto cercando di mettermi in gioco nel modo migliore possibile, sacrificando anche una carriera che mi ero costruito negli anni, ma che non avrebbe mai potuto darmi la stessa cosa che eventualmente mi darà vivere parlando di calcio, per inseguire un sogno. E quindi, se dopo 7 anni e mezzo di canale YouTube aperto posso dire che dal 25 novembre 2021 il mio lavoro sarà parlare di calcio, lo devo ovviamente ai miei sacrifici, alla mia perseveranza e al mio essere testone, ma lo devo anche a voi, a chi c'è da allora, a chi c'è da oggi, da questo momento, da chi ci sarà domani, perché è un rapporto di fiducia. E quanto cavolo mi piace parlare, tanto, ma voglio cercare anche di diventare più tecnico, di potervi dire cose più vere. Ringrazio tra l'altro la mia azienda che addirittura era arrivata a farmi una buonissima offerta di part time per non perdermi, quindi davvero grazie. Ma in questo momento io sentivo il bisogno, la necessità di rispondere a questa domanda. Cosa fai Luca nella vita? Parlo di calcio. E ce l'ho fatta. E ora è... E ora sono tutti cazzi miei, nel senso che sono solo libero professionista, cosa che ero già da un po', perché la partita IVA era aperta già da un po', ma ora è solo questo. Ora tutte le mie energie saranno focalizzate e finalizzate su questo. E quindi questo è. E attenzione, perché non è l'unica grande notizia che ho da darvi, ma non potevo buttare tutta questa carne sul fuoco tutta in una volta, e quindi preparatevi che ci sarà un altro mini speciale 200.000 iscritti con un'altra notizia che va nella direzione che sto cercando, quindi rendere Luca Toselli qualcosa in più di un ragazzo che si mette davanti alla telecamera e parla. E quindi questa è la mia scommessa, questo è il mio investimento, ed è una cosa che davvero quasi vicino ai 30 anni o faccio adesso o non faccio più. Mi rimetto in gioco completamente, a nudo completamente, e il merito è vostro. Poi se andrà bene il merito sarà vostro, se andrà male sarà colpa vostra, non mia, vostra. Sto più scherzando, ovviamente. Grazie per questa emozione, grazie per questa opportunità, perché è un'opportunità. Grazie per questa speranza. E grazie e basta. Non con due Z come ha detto Ronaldo, ma con una sola. Ed è la cosa più banale da dire in questi casi, ma anche quella più vera e che viene più dal cuore. E quindi grazie. Si vede che sei uno youtuber.